finora abbiamo definito le quantità totali, in particolare la radianza, cioè la quantità di energia emessa su tutte le lunghezze d'onda, su tutte le frequenze dello spettro elettromagnetico. Ma quello che interessava era come questa energia elettromagnetica si ripartiva tra le varie lunghezze d'onda. Io questa funzione di distribuzione la chiamo distribuzione o densità specifica. Significa quanta energia è emessa a ciascuna diversa lunghezza d'onda. Perché infatti un corpo caldo non emette la stessa quantità di energia in tutte le lunghezze d'onda, ma certe lunghezze d'onda le emette di più e certe altre di meno. Questa è la distribuzione specifica dell'intensità radiante, della radianza pure. Cominciamo dall'intensità radiante, cioè dalla potenza radiante, che avevamo definito all'inizio, lettera I. I lambda, in particolare, si chiama intensità radiante specifica, e sarebbe quanta energia una stella, per esempio un corpo caldo, emette soltanto in quella lunghezza d'onda lambda. La sua unità di misura è il watt su micron. Infatti sarebbe in pratica quanti watt emette il corpo caldo per ogni lunghezza d'onda, quindi per micron. Più precisamente dovremmo dire che i lambda de lambda rappresenta il contributo infinitesimale all'intensità radiante totale, cioè il contributo infinitesimale dei delle sole lunghezze d'onda nell'intervallo tra lambda e lambda più de lambda. Per esempio, la potenza elettromagnetica emessa dal corpo caldo limitatamente soltanto a un ristretto intervallo di lunghezze d'onda, per esempio tra un micron e un micron virgola 001, per esempio. Comunque, a parte gli approfondimenti e i dettagli, quello che interessa è conoscere quanta energia elettromagnetica viene emessa al secondo dal corpo caldo in ogni lunghezza d'onda. Di nuovo ci si vuole anche svincolare dalla superficie del corpo caldo, perciò si definisce, si utilizza la radianza e la si trasforma da radianza totale, cioè integrata su tutte le lunghezze d'onda, a radianza specifica, cioè in pratica R lambda è quanti watt di potenza radiante vengono emessi da un metro quadrato di superficie del corpo nero, limitatamente a una lunghezza d'onda sola, per semplicità. Quindi, riassumendo, quanti watt vengono emessi dal corpo nero, da ogni metro quadrato del corpo nero e in quella determinata lunghezza d'onda che abbiamo scelto, che esprimiamo in micron. Quindi questa è l'unità di misura della radianza specifica e è questa quella che poi andremo a studiare più dettagliatamente. Ci aiutiamo con questo disegno immaginando una stella, questa potrebbe essere una stella, un corpo caldo, a una certa temperatura T, che da un metro quadrato di superficie, immaginiamo un pezzetto di superficie di un metro quadrato, emette ogni secondo una certa quantità di joule di energia elettromagnetica, ma noi ci concentriamo soltanto sui joule emessi al secondo da quel metro quadrato, soltanto in una lunghezza d'onda ben precisa. Questa è la radianza specifica. Abbiamo detto che in laboratorio, piuttosto che studiare un corpo caldo, si realizza una cavità isoterma alla stessa temperatura del corpo caldo che si vuole studiare e quindi invece di studiare la radianza, in realtà in laboratorio si studia la densità di energia nello spazio qua dentro. Quindi anche la densità di energia spaziale U bisogna renderla da totale a specifica, cioè per unità di lunghezza d'onda. Allora si definisce questa U lambda, densità spaziale di energia specifica, come in pratica la quantità di energia elettromagnetica presente per esempio ogni metro cubo, ogni centimetro cubo all'interno della cavità, ma limitatamente soltanto a quella lunghezza d'onda scelta. Quindi immaginiamo per esempio un centimetro cubo di spazio, di volume all'interno della cavità, andiamo a vedere quanti joule di energia elettromagnetica ci sono in quel centimetro cubo, ma non su tutte le lunghezze d'onda, soltanto su una lunghezza d'onda, quella che abbiamo scelto. L'unità di misura di U lambda è quindi il joule al metro cubo, densità di energia elettromagnetica, ma per lunghezza d'onda, cioè per unità di lunghezza d'onda, cioè diviso micrometro. E ricordiamo qual era la relazione tra la radianza emessa dal corpo caldo e la densità di energia elettromagnetica contenuta all'interno della cavità. Questo è importante, ricordiamo, perché ci permette di modellizzare un corpo caldo che emette energia elettromagnetica
come se fosse una cavità isoterma, e noi andiamo a studiare le proprietà all'interno della cavità invece che le proprietà della radiazione emessa dal corpo caldo. D'ora in poi noi non studieremo più l'intensità radiante, perché dipende, abbiamo detto, da quanto è estesa la superficie del corpo caldo, ma studieremo soltanto la radianza, perché la radianza non dipende dalla superficie del corpo caldo, essendo riferita a un metro quadrato soltanto di superficie. E abbiamo visto che la radianza dipende soltanto dalla temperatura del corpo caldo. Studieremo in particolare soltanto la radianza specifica, cioè quanti watt, quanti joule al secondo emette un metro quadrato di superficie di corpo caldo per ciascuna lunghezza d'onda considerata. Non studieremo neanche la distribuzione specifica della densità di energia nello spazio, cioè questa U, anzi questa U lambda. Ci limitiamo a ricordare soltanto che per studiare la radianza specifica emessa da un corpo caldo in ciascuna lunghezza d'onda, in realtà bisogna studiare la densità di energia elettromagnetica per ciascuna lunghezza d'onda contenuta dentro la cavità e poi ritornare alla radianza specifica attraverso questa formula. Quindi d'ora in poi sarà soltanto la radianza specifica l'oggetto del nostro studio.